Stoppa ai cortei. Sarà Gorizia sabato il banco di prova per le nuove regole del Ministero dell'Interno, sollecitate da più parti, categorie economiche, sindaci, partiti politici. Niente manifestazioni in movimento lungo le vie cittadine, ma sit-in, manifestazioni statiche, in luoghi lontani da centri storici, vie vocate allo shopping e siti istituzionali e obiettivi sensibili. Ovviamente saranno direttive che saranno applicate con puntualità e con fermezza. I numeri parlano chiaro, ha detto il prefetto. Dopo i cortei sono aumentati contagi e persone in isolamento e si sta scivolando verso nuove restrizioni. Rischiamo di andare in zona gialla, attenzione, perché poi altro che libertà, la zona gialla significa veramente restrizione, significa cosiddetto coprifuoco, fra virgolette, nel senso che dalle 22 alle 5 non si potrà uscire di casa. Saranno intensificati i controlli anche nei locali pubblici sul possesso del Green Pass, mentre il prefetto ha espresso solidarietà ai giornalisti minacciati e aggrediti. Episodi gravissimi da prevenire assolutamente, ha affermato. Un dossier delicato è anche quello relativo alla gestione della rotta balcanica. Le riammissioni informali in Slovenia erano state sospese in seguito a processi intentati da migranti presso il Tribunale di Roma. Stiamo seguendo i successivi gradi di giudizio perché riteniamo molto importante poter ripristinare questo istituto delle riammissioni.